Care amiche ed amici, eccomi qua di nuovo insieme a tutte e tutti voi in un altro video. Questa volta mi filmo con la filmatrice e voglio continuare il discorso che ho intrapreso nell'altro video precedente circa il tremendo, terrificante attentato, anzi la serie tremenda di 7 terrificanti attentati che ha sofferto la Francia, gli attentati che hanno scosso Parigi, insanguinato le sue strade, la violenza cieca e inaudita a cui è stata sottoposta Europa anche in questa occasione. E mi sono chiesto e ho trovato delle risposte al perché, al come mai e soprattutto mi sono domandato quali saranno le cause di tutto ciò, quali saranno le conseguenze. Quindi ci sarà un prima e un dopo agli attentati che sono successi adesso a Parigi? Andiamo con ordine. Innanzitutto bisogna ricordare che già nel 95 gli integralisti islamici algerini hanno messo una serie di bombe e ucciso persone a Parigi e che allora si parlava di inaudite stragi. Purtroppo gli anni sono passati, diciamo sono passati 95, 2005, 2015, sono passati 20 anni da quando hanno messo delle bombe a Parigi. Nel 95 gli integralisti islamici algerini, che allora mettevano delle bombole di gas piene di bulloni e di biglie di acciaio, le facevano esplodere. In un attentato nel metro, in un convoglio del metro, hanno ucciso, mi sembra, 11 o 12 persone e fatte decine di feriti. Purtroppo abbiamo perso l'orrore di fronte ai morti, perché oggi sembra normale 10 morti. Si parla di strage aerea con 300 morti e passa quasi inosservata. Nel 95 10 o 12 morti nel metro in un attentato solo sembravano un orrore pazzesco e dicevano appunto mai da dopo la seconda guerra mondiale in un attentato sono morti 12 parigini. Invece adesso siamo arrivati a centinaia di persone morte in un attentato. Certo, la modalità è cambiata, ma allora perché hanno fatto gli attentati nel 95, negli anni 90, addirittura negli anni 80 ci sono stati attentati, ma se ne parlava di meno? Beh, nel 95 è stato per l'ingerenza francese in Algeria, perché non si voleva che la Fratellanza Musulmana vincesse le elezioni e quindi ci sono stati degli attentati. Adesso si pensa che per l'intervenzionismo francese in Siria, che hanno fatto questi attentati, lo Stato islamico. Quindi è sempre per intervenzionismo francese. Ma questi terroristi che genesi hanno, che origini hanno? Beh, sono sempre esistiti dei gruppi politici che hanno fatto enfasi sul bigottismo religioso, sull'estremismo religioso. Allora noi ci chiediamo perché adesso sono più forti che mai. In parte per il web, che internet permette loro di riorganizzarsi meglio, addirittura con delle console di giochi si comunicano meglio. Però è anche vero che questi terroristi erano limitati nel loro esercizio e nella loro organizzazione da personaggi che magari erano di dubbia moralità o addirittura dei tiranni, però che ironicamente facevano i nostri interessi. Vedi per esempio Gheddafi o Gheddafi, e vedi per esempio Saddam Hussein, ma anche Mubarak.
e io dico anche Bashar al-Assad. A quei tempi, negli anni 80, 90, 70, si tacciavano di dittatori, che poi Bashar al-Assad è stato votato, quindi non so fino a che punto è un dittatore, ma si tacciavano di dittatori e di stati dispotici, quegli stati dove, certo, a ragionare a freddo, si uccidevano persone. Gheddafi ogni tanto ammazzava centinaia o migliaia di persone. Allora si è voluto organizzare queste primavere arabe con il pretesto di liberare dai dittatori i popoli. E quindi è naturale stare dalla parte degli oppressi e non volere che si ammazzino più persone, per poi scoprire che le persone che stavano nel capestro sotto Saddam Hussein e sotto Gheddafi o che venivano fucilate erano aderenti a gruppi fanatici ed integralisti musulmani. Quelli sunniti prevalentemente sono wahhabiti e poi ci sono anche integralisti musulmani sciiti, ma sono la minoria. Quello che è ironico, appunto, è che si è andati a liberare da certi dittatori i paesi nei quali si ammazzavano questi integralisti, perché non è giusto uccidere le persone. Ma già nella Libia di Gheddafi questi integralisti si allenavano per fare attentati. Allora noi gli abbiamo ucciso il dittatore, anzi abbiamo permesso che questi stessi integralisti uccidessero il dittatore, e adesso si trovano una Libia liberata che invece di morire 1000 integralisti violenti l'anno, che fra l'altro magari facevano o intentavano fare attentati contro Gheddafi, adesso siccome tutta la Libia è in mano agli integralisti ci sono 1000 morti al giorno, 1000 attentati al giorno. Prima Gheddafi uccideva 1000 integralisti l'anno, per dire. Adesso invece ci sono 1000 fra donne, bambini e civili che muoiono al giorno. La Libia è diventata una palestra, un campo di allenamento per terroristi internazionali. D'altra parte, da quando è caduto il governo di Gheddafi, che per quanto dittatore era comunque un governo legittimo, perché per delegittimare i governi ci devono essere delle opposizioni interne e si deve procedere democraticamente, non con attacchi da fuori. Quindi si è violata la sovrania dello Stato libico, si è fatto deporre un dittatore, ma noi non sappiamo se in piazza scendevano civili o magari famiglie di terroristi, perché poi c'erano scontri a fuoco, i civili hanno le armi in casa. Quindi dall'inizio già questa primavera araba, che ha colpito molti paesi, è stata rara, perché i civili non sono armati, scendono pacificamente. Quindi dopo i civili che sono scesi credendo che ciò che leggevano nella rete poteva fare il caso loro, sono comparsi mercenari di tutto il mondo, sovvenzionati non si sa da chi, per quali ragioni, e armati e che sparavano. Contro di loro Gheddafi iniziò a sparare poi, e ci facevano vedere come per le strade ammazzavano persone, ma persone che erano già disposte a fare la guerriglia, o perché erano forze interne ostili al potere centrale di altre tribù, di altre regioni della Libia in mano a altre tribù, o perché direttamente erano infiltrati, mercenari infiltrati subsahariani. Un sacco ne sono morti di mercenari subsahariani dell'Africa nera, che non erano libici. Che cazzo sono andati a fare lì, armati fino ai denti? Perché li pagavano per armare il patatrac, per distruggere lo Stato da dentro, con una presunta insurrezione e guerra civile, che magari non è mai stata guerra civile. E poi in seguito hanno continuato gli occidentali a comprare il petrolio ai guerrieri, che si sono tenuti la parte petrolifera della Libia.
Lo stesso vale con Bashar al-Assad, impiccava i fondamentalisti e si diceva che era uno stato carogna, uno stato terrorista, uno stato dittatoriale, perché uccideva persone. Sono d'accordo sul fatto che è meglio non uccidere persone, però quando queste persone sono degli attivi guerriglieri che organizzano attentati, siamo bravi tutti a dire che non bisogna ucciderli, che bisogna arrestarli, processarli e incarcerarli. Ma sono organizzazioni molto stesse nella società e che hanno anche connivenze e contatti con settori dell'esercito e della politica. Allora non puoi non avere il pugno duro. E i terroristi, soprattutto fondamentalisti religiosi, conoscono soltanto un linguaggio, quello della gogna, del patibolo, del capestro, delle fucilazioni. E quindi Bashar al-Assad fucilava gli estremisti. Gli estremisti che adesso, visto che hanno quasi distrutto lo Stato siriano, mettono da più di 5 anni bombe in tutte le città e ammazzano le persone quando fuggono dagli edifici, le falcidiano, le fucilano, le mitragliano, le cannoneggiano. E questo non fa notizia. Era notizia che Bashar al-Assad fucilasse centinaia o migliaia di terroristi l'anno. Però adesso che terroristi ammazzano incluso gente della cosiddetta insurrezione civile contro Bashar al-Assad, non fa notizia, non gliene frega niente a nessuno. Noi non sappiamo, grazie alla RAI, quello che succede in Siria. Un altro che uccideva terroristi e fondamentalisti, integralisti islamici, come li vuoi chiamare, dato che nei campi di prigionia nordamericani si è formato il Baes prima e poi l'ISIS, è stato proprio Saddam Hussein. Lui direttamente li impiccava e trasmetteva le impiccagioni, perché intentavano fare degli attentati in Iraq. Ma se gli integralisti islamici fanno degli attentati in Iraq e Saddam Hussein li uccide, si sa che il cattivo è Saddam Hussein e che il suo è uno stato dittatoriale. Se le stesse persone, invece di colpire Saddam Hussein, avessero fatto già negli anni 70 o 80 o 60 questi attentati, questi 7 attentati di Parigi, invece sarebbero stati dei terroristi e magari avrebbero dato la colpa della violenza dei terroristi alla soppressione di Saddam Hussein. Invece non è così. Adesso che ci fanno degli attentati in Europa, noi andiamo a bombardare le sedi rappresentative dell'ISIS o del Daesh. Ma se lo faceva Saddam Hussein con la sua aviazione, gli avremmo interdetto una zona di volo, e anzi gli avrebbero i nordamericani interdetto una zona di volo e avrebbero bombardato Baghdad in segno di rappresaglia, perché lui sarebbe andato a bombardare delle sedi oppositore. Cioè è un discorso di comodo. Quando sono contro Saddam Hussein e fanno degli attentati in Iraq, sono degli oppositori e ti fanno vedere subito immagini di civili, come se i civili possano organizzare degli attentati. Allora Saddam Hussein va a bombardarli, tu gli interdici una zona al volo e gli bombardi la capitale, perché è lui il cattivo. Invece gli stessi attentatori a Parigi fanno sì che si meritino dei bombardamenti nelle loro sedi in Siria e in Iraq. Cioè abbiamo un modo preconcetto, o lo hanno i nostri politici, non so, di considerare i leader politici del Medio Oriente in modo distinto, e la loro condotta è sempre cattiva e totalitaria, repressiva, perché non votano, non hanno la democrazia parlamentaria e non stanno lì a discutere settimane come sta, o anni come sta facendo il Parlamento dell'Unione Europea, se intervenire, se non intervenire, se bombardare, se non bombardare, truppe di terra, truppe non di terra, perché non vogliono rischiarsi
i crediti politici. Poi interviene Putin a bombardare e subito a criticarlo, se si deve ritirare e tutto. Adesso risulta che tutti, dopo gli attentati di Parigi, catarchicamente si siano liberati e vogliono andare a bombardare insieme all'amico Putin. Sono o non sono i politici occidentali schizofrenici? Hanno dovuto aspettare 5 anni e che iniziasse Putin a bombardare e questi attentati mortali per decidere a farlo anche loro. Adesso tutti muoiono dalla voglia di andare a sparare contro l'ISIS. Quindi questo è il prima degli attentati, che non si è fatto nulla, soprattutto quando gli attentatori andavano contro i governi che non piacevano a Occidente, tipo quello di Saddam Hussein, che l'Iraq era prospero e pacifico, tipo quello di Muammar Gheddafi, che si stava relativamente bene in Libia, e addirittura hanno fatto cadere con questo delle primavere arabe che si sarebbero diffuse con internet, con Twitter, con YouTube e con Facebook, cosa che io non credo. Addirittura hanno fatto cadere un grande alleato degli Stati Uniti come Mubarak, che supportava la politica medio orientale di Israele, perché lui chiudeva le frontiere per non fare passare i palestinesi che erano attaccati dagli israeliani. Quindi lui era molto funzionale alle politiche anglo-americane in Israele, era un grande alleato degli Stati Uniti. Lui credeva di non cadere mai, però lo hanno fatto cadere. Adesso c'è un governo del quale non se ne parla mai, perché dopo la pausa Morsi, che l'hanno anche fatto cadere perché era favorevole alla fraternità musulmana, quindi a gruppi che hanno generato poi qualche forma di integralismo, e però adesso ci sono i militari che sono ancora più anglo-americani e ancora più filo-sionisti di Mubarak stesso. Poi vado a dire che questi del Daesh o dell'ISIS sono di estrazione wahhabita, cioè Arabia Saudita ed Emirati Arabi hanno come culto il wahhabismo, che non ha solo degli obiettivi religiosi ma anche politici. Come dire che ci sono cristiani in tutto il mondo, però ci sono luterani, presbiterani, cattolici. Ecco, è come se ci fossero degli estremisti cattolici e ci sono degli estremisti wahhabiti. Il wahhabismo è una corrente di pensiero socio-politica e quindi anche religiosa del Qatar, dell'Arabia Saudita e di tutti gli Emirati Arabi, Oman, eccetera. E quindi è naturale che trovino degli sponsor lì. E voi mi dite, si prendono delle misure per evitare i finanziamenti? No, nessuno dice neanche bu a quei paesi, perché sono nostri alleati occidentali della NATO, della OTAN, e quindi, per così dire, è una politica strana, un po' come voler combattere i Khmer in Vietnam, no? I Viet Cong, come voler combattere i Viet Cong andando fino a Vietnam del Nord, però non oltrepassando il confine e ingaggiando guerra anche con tutti i militari, gli aerei e i carri armati cinesi e russi che li supportavano, perché Nixon voleva evitare a tutti i costi di una confrontazione diretta con la Cina, che gli interessava soprattutto in chiave antisovietica, perché Cina era disposta già a quei tempi a negoziare commercialmente con gli Stati Uniti, mentre che la Russia era più impenetrabile perché più monolitica. Allora attaccavano l'insorgenza rossa in Vietnam, però non andavano contro la Cina che l'alimentava. Alla fine hanno perso perché la marea rossa cinese era più forte. Qui si vuole andare contro l'ISIS e lì si bombarda,
Ma non si va alle radici dell'ISIS, a tutti i finanziatori dell'ISIS che gli danno armi e denaro. Armi e denaro che in molti casi sono i finanziamenti degli Stati Uniti ai paesi alleati del Golfo, cioè all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi. Gli danno gli Stati Uniti armi e denaro come a Israele, forse non tutti lo sanno, perché si mantengano alleati. Ecco, parte di quelle armi e denaro sappiamo adesso dove vanno, vanno all'ISIS. D'altra parte anche si dovrebbe combattere Boko Haram, ma non si fa nulla, non si sa chi lo finanzia Boko Haram, che nella regione subsahariana impone dittature sanguinose e sequestra giovani vergini per magari venderle in prostibuli del Medio Oriente. Quindi chi finanzia Boko Haram? Chi finanzia, che poi significa odio a Occidente, Boko Haram? Chi finanzia Al Qaeda? Chi finanzia l'ISIS, il Daesh? Sempre la stessa mano. Adesso c'è un dopo gli attentati. E di questa mattina che sento continuamente nella RAI, che stanno chiudendo aeroporti in Europa per minacce di bomba. Basta una persona in un aeroporto con una Kalashnikov e magari 4-5 granate di mano per fare una carneficina. Dagli Stati Uniti dicono che ci sono solo in Francia 200 cellule dormienti. Immaginiamoci in tutta Europa quante cellule dormienti ci sono. Anche perché per fare una cellula dormiente bastano 5-6 persone che si mantengano inattive, ma abbiano ricevuto istruzioni e allenamento per poter fare attentati. Quindi non si sa mai, se tutte queste cellule si attivassero allo stesso tempo, la serie di attentati che potrebbe soffrire tanto la Francia come Europa. Probabilmente ci sono state 7 cellule attive a Parigi in questi attentati. Se fossero state 70 e si sarebbero distribuite meglio nel territorio e avrebbero avuto più successo, perché quelli che si dovevano fare scoppiare negli stadi si sono fatti scoppiare fuori, non in mezzo alle tribune. E se avessero avuto esplosivi più potenti, chissà che cosa sarebbe successo, avrebbero potuto distruggere tutta Parigi dal primo all'ultimo girone. Quindi adesso che fare? Adesso che il patatrac è stato compiuto per andare a prendere il petrolio di Gheddafi e la riserva di acqua dolce, lui voleva fare una moneta in oro, non dipendere più dalla banca centrale, e lo hanno distrutto. E anche Saddam Hussein voleva fare la sua moneta in oro e vendere il petrolio in euro per delle mire puramente economiche. I francesi ci hanno rubato il negozio degli idrocarburi con Gheddafi, che era molto lucrativo per l'Italia. Anche quando il petrolio costava 180 dollari il barile, noi avevamo dei buoni contratti con Gheddafi. Allora ci hanno attaccato dicendo che Berlusconi stava con i tiranni, che Berlusconi qua, che Berlusconi là, e noi, o almeno la maggior parte degli italiani, come dei fessi ci hanno caduto e hanno detto: hai visto, noi siamo gli unici che trattiamo con Gheddafi. Ma non sapevamo che Sarkozy aveva ricevuto del denaro proprio da Muhammad Gheddafi per la sua campagna elettorale. Quindi altro che Berlusconi. Berlusconi non ha preso del denaro da Gheddafi, Sarkozy sì, se non mi sbaglio era Sarkozy, il progressista francese. E poi, quando sono andati a attaccare Gheddafi e a farlo uccidere dai mercenari, perché si è permesso che questi mercenari di tutto il mondo distruggessero il paese e arrivassero a ucciderlo lui impalandolo, Sarkozy ha avuto il coraggio di comprare il petrolio dai mercenari e dai terroristi che gestiscono i pozzi di petrolio. Quindi era cattivo Berlusconi quando trattava con un governo che comunque era legittimo, perché per delegittimare un governo bisogna impiegare mezzi democratici, non andare a bombardare il paese. Quindi Berlusconi era cattivo perché trattava con Gheddafi e gli comprava il petrolio a quote anche vantaggiose per Gheddafi e
per lo Stato libico, perché Gheddafi garantiva la soppressione degli integralisti, che certo li fucilava, li impiccava, che doveva fare? Se sono addestrati a morire pur di uccidere, e poi fermava gli scafisti e li metteva in galera. Certo, gli scafisti sono dei criminali, dei commercianti di gente, li teneva in gattabuie di malamorte. Quindi era cattivo Gheddafi, che trattava male gli scafisti e i terroristi. Adesso invece, da quando la Francia ha bombardato tutto, ha distrutto tutto, tratta con mercenari e terroristi che vendono il petrolio. Sarkozy non è che tratta con un dittatore, con un terrorista, no, magari lui ha trattato con molti, però non è stato visto come cattivo, come una cosa normale. Ah, perché tanto non si può fare altrimenti. Ma chi ha ridotto Libia in quelle condizioni? Quando perlomeno prima ci avevano una vita abbastanza accettabile, adesso c'è il coprifuoco tutto il giorno, ammazzano 1000 o più libici al giorno, mettono gli integralisti bombe nelle scuole, negli asili nido, perché non vogliono che la gente si istruisca, devono leggere soltanto il Corano tutto il giorno e, come dicono loro, interpretarlo come vogliono loro, e poi da avere la barba larga, le donne con il velo fino ai piedi, e che non leggere i giornali, non leggere nulla, libri banditi, solo il Corano. Ecco, a quello l'intervenzionismo per salvarli da Gheddafi li ha ridotto. E che si può fare nel futuro? La vedo brutta, perché ancora non è iniziato, e hanno detto che la guerra al terrorismo può richiedere 20 anni. Questo mi fa venire in mente che prima dell'11 settembre 2001 un certo George Walker Bush Jr. aveva detto che c'erano degli stati canaglia e aveva elencato Libia, Iraq, Siria, Iran, Russia, Cina, Corea del Nord e non so se qualche altro stato, sempre della penisola arabica e dell'Africa, e magari chissà, oggigiorno attualizzano la lista con Venezuela, e che combatterli avrebbe richiesto una guerra di 20 anni. Poi naturalmente c'è stato l'11 settembre, e invece di attaccare Arabia Saudita, visto che gli attentatori che c'erano negli aerei suppostamente erano 9 o 10 di 13 di Arabia Saudita, ed erano suppostamente appartenenti a cellule integraliste wahhabite, invece di attaccare gli alleati o di pretendere agli alleati delle investigazioni, non hanno fatto nulla di ciò, sono andati a bombardare l'Afghanistan, che era anche fra gli stati canaglia che non ho enunciato prima, Libia, Iraq, Iran, Siria, Russia, Cina, Corea del Nord, Afghanistan, poi non so se Somalia e qualche un altro. Quindi sono andati a bombardare Afghanistan, che non c'ha wahhabismo, chiaro, no? E poi sono andati a bombardare l'Iraq subito dopo, nel 2003. Perché? Anche in Iraq non c'è il wahhabismo. Infatti gli integralisti islamici che Saddam Hussein impiccava erano tutti wahhabiti, che venivano dal paese limitrofe, dalla penisola arabica limitrofe, o magari di origine integralisti di origine iraniana, però non erano iracheni. Beh, sono andati a bombardare, e da lì, cosa della storia, soprattutto da quando ammazzano Saddam Hussein, gli ex soldati, generali, ufficiali di Saddam Hussein iniziano a fare delle forze e a allearsi, e lì tutto converge. I terroristi di Saddam Hussein, che stavano anche contro quelli di Bin Laden, e i terroristi wahhabiti, che stavano contro gli integralisti iraniani e i terroristi di Bin Laden, si sono tutti messi d'accordo, si sono tutti alleati dopo essersi combattuti all'inizio, e quindi hanno fatto una grande coalizione.
questa grande coalizione nei campi di concentramento dove chiudevano i prigionieri l'esercito nordamericano si è iniziata a denominare Daesh. E poi alla fine questo gruppo terrorista che governa vaste regioni di Siria e di Iraq si è arrivato a chiamare ISI o ISIS, Islamic State. E quindi questo per farvi vedere il futuro è incerto, perché bisognerebbe ricostruire quegli stati per garantire l'ordine, ma la ricostruzione deve essere interna. Siccome il concetto di democrazia è molto labile nelle regioni interessate, Libia, Iraq e Siria, e antepongono un'obbedienza etnica e regionale, linguistica e religiosa a una obbedienza territoriale, cioè non si sentono tanto parte dello stesso stato come della stessa comunità, è difficile che vivano la democrazia di uno stato occidentale come noi. Gli equilibri che c'erano, anche se non erano democratici, garantivano stabilità. Adesso che abbiamo tolto quei governi, abbiamo distrutto lo stato. Ricostruirlo non deve essere ricostruire uno stato all'immagine e somiglianza di uno stato occidentale, ma ricostruirlo secondo il concetto che hanno le persone del luogo di stato. E sarà molto difficile, perché per ricostruire lo stato siriano dovrebbero ritornare in Siria molti di quelli che se ne sono scappati già da più di 5 anni per effetto di questi atti di terrorismo e di questa guerriglia interna che si è provocato con le primavere arabe. Ma questo sarà molto difficile. Adesso lo spazio colmato, lo spazio creato da tutta quella selvaggia emigrazione di fuggiaschi, a misura che si ristabilirà lo stato siriano, potrà essere riempito da orde di altri disperati che andranno a immigrare in Siria per trovare occasioni di lavoro. Quindi quando si riuscirà a pacificare Siria, in realtà la popolazione non sarà più la stessa, sarà eterogenea, cioè diversa da quella originale, con molte persone che saranno originarie di altri luoghi. Quindi sarà più difficile ricostruire uno stato, perché ci sarà una popolazione molto diversa. E anche la stessa esperienza della fuga, dell'esodo, dalla guerra segnerà a tutti. Quindi non so, però le ricostruzioni di Siria, Libia e Iraq devono venire da dentro, non esportando modelli con la forza o con le buone. Non funzionerà, ci saranno sempre insoddisfatti e nessuno accetterà il nuovo stato sorto dalle macerie. Finché non si ricostruiscono quegli stati, non ci sarà più nessuno a controllare il territorio, perché non basta andare lì a lanciare bombe come faceva Gheddafi, che faceva incarcerare tutte le cellule terroriste nel suo stato. Quindi il futuro è incerto. Forse è vero, ci saranno 20 anni di questa guerra del terrore, che come ha detto Papa Francesco, in realtà è già iniziata la terza guerra mondiale, soltanto che si combatte per settori. Sempre che la terza guerra mondiale non sia stata la guerra fredda, e questa è la quarta guerra mondiale. Allora la quarta guerra mondiale si combatte per settori diversi, si distrugge prima qua, si ricostruisce prima là, si riaggiusta qua, si ricostruisce là, si distrugge qua. Soltanto che ogni tanto bisogna ricordarsi che se si vuole essere apprendisti stregoni come in Topolino, uno può perdere il controllo di tutto, finanziare i terroristi per andare contro Bashar al-Assad, contro Gheddafi e contro... D'altra parte lo hanno detto fonti nostre in Italia, che noi andavamo a allenare, istruire persone a combattere il terrorismo
in questi paesi. E poi queste persone, una volta che erano allenati, che erano soldati, che erano truppe militari e paramilitari, ci voltavano le spalle e ci venivano contro, si alleavano. Molti si sono alleati con il Daesh, con l'ISIS e con Al Qaeda dopo aver ricevuto una ferrea e disciplinata istruzione militare dagli occidentali, incluso dagli istruttori italiani. E quindi, sapendo arti marziali, sapendo sparare, sapendo fare attentati contro il nemico, decidevano che il nemico doveva essere l'occidentale, soprattutto perché Bin Laden o il capo dell'ISIS pagano molto di più. E poi, perché noi, anche se andiamo a aiutarli a sconfiggere il terrorismo e a ripristinare uno dei nostri più grandi valori, la democrazia, siamo sempre stranieri in terra straniera. Alla fine è meglio un buon dittatore del luogo che uno straniero a portare democrazia. Loro decidono di avere una dittatura e ci combattono dopo essersi fatti istruire a tale proposito. E quindi, non so, di errori ne abbiamo fatti tanti. È come dire, questi sono dei pensieri che ho. Li ho voluti ampliare meglio perché ho visto che mi avete seguito in molti nell'ultimo video. È un video che ho fatto uscendo di casa al volo, con un cellulare, il Nokia Asha 302, che ha una filmatrice di 3,2 megapixel. E adesso ho voluto impiegare questa filmatrice, che erano mesi che non usavo. Beh, come dire, il futuro è molto incerto. Appena comincia tutto questo, perché questa mattina, a qualche giorno, 3 o 4 giorni degli attentati di Parigi, chiudono in Danimarca un aeroporto. E adesso fa più terrore una chiamata anonima di bomba, che avverte di una minaccia di bomba, piuttosto che addirittura una bomba vera. Poi si sono arrestate persone in Germania, in Olanda, che volevano mettere bombe in uno stadio, in un aereo, in un aeroporto. In Germania, credo, in Olanda la partita di calcio. Probabilmente chiuderanno tutti gli stadi, perché basta una minaccia di bomba per farlo svuotare e non si gioca la partita. Allora, preventivamente, niente calcio. Tutto questo perché si è voluti intervenire in zone del mondo dove non si voleva o non si poteva interpretare la politica, perché da fuori si vedeva che uccidevano persone. E certo, si è andati direttamente a bombardare il paese con il pretesto che succedevano persone. Poi si è scoperto che le persone che Gheddafi uccideva erano tutti integralisti islamici addestrati in campi guerriglieri a uccidere e anche a farsi saltare in aria. E quindi, come dire, paradossalmente noi abbiamo voluto salvare quei paesi da quei dittatori, Gheddafi, Saddam Hussein, Mubarak, che si perpetuava con elezioni bulgare dove vinceva sempre al 90%, ed anche Bashar al-Assad. Abbiamo voluto salvare quei paesi da quei dittatori, ma quei dittatori in realtà ci salvavano, magari senza volerlo, a noi, perché uccidevano gli integralisti islamici. Lo facevano per difendersi loro stessi, perché gli integralisti islamici volevano anche uccidere loro. Vabbè. E poi c'è anche da dire che invece non si fa niente, né mane bu né niente, contro le monarchie della penisola araba o arabica, Arabia Saudita, Yemen, Oman, eccetera, che loro si pensa ci abbiano degli elementi che finanziano il terrorismo islamico, soprattutto di matrice wahhabita. A loro non gli si esige che arrestino queste persone, che confischino il denaro, non gli si dice nulla. E a Gheddafi, perché uccideva gli integralisti islamici, lo si bombarda e lo si fa uccidere dagli integralisti islamici, finanziati magari da, si dice anche, Turchia e la penisola arabica, gli stati, le monarchie della penisola arabica. E quindi, che si è visto dal di fuori come se un marziano vedesse tutto. È come se si è fatto il possibile per fomentare il terrorismo contro lo stesso Occidente. Ce li siamo messi noi contro, perché
perché là dove li reprimevano si ha distrutto lo Stato, là dove li si incoraggiano e li si foraggiano, li si finanziano, non si interviene a pretendere delle politiche serie antiterroriste, magari a fare dei patti bilaterali con l'Arabia Saudita, con il Kuwait. Addirittura la Turchia finanzierebbe in chiave anti-curda l'ISIS. E quindi a quei stati che sono alleati nostri non si dice che sono dittature, che non si vota, il caso dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi, che la donna è soppressa con il velo e tutte queste cose qua. Però se succede in Afghanistan sono tutte cose che ti ripetono fino a che tu accetti l'idea che bisogna andare a bombardare Afghanistan, perché lì soggiornava Bin Laden, capito? Che è incredibile che in Afghanistan non sono wahhabiti. Bin Laden era wahhabita, Bin Laden era arabo, Bin Laden c'aveva molti in Al Qaeda che erano arabi o erano del Maghreb. Estranei come popolazione, etnia e addirittura confessione religiosa ai Pashtun afghani. Un altro idioma, un'altra religione, tutto diverso, mentalità, idiosincrasia. Lo ospitavano perché Bin Laden c'aveva il denaro e lo rifugiavano. Non so fino a che punto facesse politica attiva in Afghanistan, però ne hanno visto la connivenza, hanno bombardato Afghanistan, addirittura si sono inventati una connivenza con Saddam Hussein, che lui quelli di Al Qaeda li faceva impiccare perché erano wahhabiti. Vabbè, mi sto dilungando troppo, poi con la filmatrice faccio un video molto pesante. Allora vi ringrazio a tutte e tutti di seguirmi, ciao, spero di non dover parlare più di argomenti così tristi, farò qualche video sui libri, sempre che voi mi possiate comunicare quali libri vi piacciono. Adesso vi lascio, se no il video viene troppo pesante o se no io rinizio a parlare delle stesse cose. In un altro video magari cercheremo di seguire questi sviluppi e spero per il meglio, spero che si sarà risolto il problema, anche se sono molto scettico. Ciao dal vostro Santen Chan e mi raccomando, non mancate di seguirmi e diffondete i miei video fra i vostri contatti se vi piacciono. Aiutate YouTube a pagarmi prima o poi $100. Ciao!